Ringrazio Tony Armellini e tutti gli amici che partecipano a questo nostro incontro. Questo incontro è promosso, come sapete, dall'Associazione per la cooperazione tra Italia e India, il CESPI. Il CESPI è un centro studi di politica internazionale che molti di voi conoscono. Cogliendo anche l'opportunità che Armellini è membro del nostro comitato scientifico, abbiamo proposto, Armellini che diciamo, ha accolto questa nostra proposta, di avviare una cooperazione tra i nostri due centri, tra l'associazione e il centro studi del CESPI. E quindi questo è in qualche modo l'iniziativa, la prima iniziativa di una collaborazione che tra l'Associazione di Cooperazione Italo-Indiana e il CESPI vogliamo realizzare. Poche parole per introdurre, poi tutti quelli che sono partecipi hanno delle conoscenze molto più approfondite e attente di quelle che posso avere io. L'India è, come tutti sappiamo, un grande paese, un paese strategico, uno dei grandi paesi del BRICS, demograficamente un paese che oggi è diciamo a 1.400.000.000 di persone, che alla fine di questo secolo sarà davanti alla Cina se le dinamiche demografiche continuano con le tendenze conosciute fin qui. È un paese che è la settima potenza, diciamo, per industriale del mondo, tra i primi 10 paesi industriali del mondo, ma se si guarda, diciamo, la capacità di consumo, naturalmente sta in una condizione molto differente. Il dato più significativo dei dati economici credo sia questo, che ha un tasso di natalità, un tasso di crescita demografico che è pari ogni anno all'incremento del PIL. Ed è evidente che questo dato rende difficile un incremento dei redditi, anche se in termini di potere d'acquisto diciamo sui parametri di potere d'acquisto oggi è considerato un paese tra i più forti e più avanzati. È un paese di crescita economica costante, come sappiamo, membro del G20, che, e questo è il dato credo più importante, non ha scommesso e non scommette soltanto sull'industria manifatturiera, ma anche molto sull'investimento nella tecnologia, nella ricerca, nella scienza, nella formazione. Come tutti sappiamo, l'India è oggi forse il principale hub per start-up tecnologiche, per diciamo dimensioni e forza, secondo soltanto la Silicon Valley in alcune sue zone, in particolare a Bangalore, diciamo che è la principale, diciamo, della concentrazione. Naturalmente è un paese che con queste dinamiche demografiche, con la storia che ha alle spalle, è caratterizzato anche da squilibri giganteschi in termini di distribuzione del reddito, di condizioni di vita, di opportunità. Queste grandi sperequazioni si intrecciano anche con gli aspetti, diciamo, culturali, religiosi, antropologici molto complessi. Penso, diciamo, alla articolazione per caste che, nonostante tutti gli sforzi per superarla, continua a permanere e caratterizza la vita della società indiana e le relazioni interpersonali. Un grande paese in ogni caso. Un grande paese che, diciamo, per quello che riguarda noi, Italia, non è considerato con la stessa attenzione con cui consideriamo un altro grande paese, che è la Cina. Con la Cina l'Italia ha consolidate intense relazioni ormai da circa 20 anni, se non di più, con una intensità di di rapporti commerciali, di investimenti diretti, di relazioni culturali molto intensa. Non c'è alcun paragone tra l'intensità delle nostre relazioni con la Cina e le relazioni che abbiamo con l'India. E questo io credo sia un problema, perché sempre di più l'India sarà un grande player dell'economia mondiale e della vita del mondo, non soltanto dell'economia. Sei membro del G20, hai delle responsabilità che vanno al di là soltanto delle responsabilità economiche in quanto tali, e quindi la necessità di fare i conti con questo grande paese. Direi che questa disattenzione, forse, o comunque sottovalutazione, è reciproca. Anche da parte indiana non si guarda all'India, diciamo, con la stessa attenzione, lo stesso rilievo con cui si guarda ad altri paesi industriali, dei paesi industrializzati e in particolare europei.
penso all'intensità delle relazioni che l'India coltiva con la Germania e viceversa, o la Francia. Sarkozy è stato, diciamo, ripetutamente in visita in India con un'intensità che diciamo, caratterizza e sottolinea. Scusate se sentirete le ferrovie dello Stato, ma non posso farle tacere. Mi fermo un secondo. Alle ore 22:31 il personale Trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza e segnalazione. Vi auguriamo buon viaggio. Perfetto. Adesso lo dicono anche in inglese e siamo a posto. Dunque, dicevo, c'è una reciproca scarsa conoscenza, una reciproca scarsa attenzione, e io credo che questo sia un problema. Non a caso l'Associazione per la cooperazione tra Italia e India è nata esattamente partendo da questo presupposto, cioè con la consapevolezza che l'India è un grande paese con cui bisogna fare i conti, e l'idea invece... Invece l'idea che si possano avere relazioni così rarefatte è certamente un problema. Naturalmente nell'ultimo periodo, scusate un secondo. In ogni caso assicuratevi di lasciare libero il posto immediatamente di fianco a voi e quello di fronte. Durante il viaggio indossate sempre la mascherina come previsto dalle norme in vigore e dotatevi di guanti monouso. È inoltre consigliato detergere. Vabbè, io provo ad andare avanti, mi sentite? Sì, mi ascoltate? Sì, benissimo. Allora, ci sono anche delle vicende che negli ultimi tempi hanno reso più difficile il rapporto. Penso alla vicenda dei Marò, che fortunatamente proprio qualche settimana fa ha trovato un esito che probabilmente può facilitare la ripresa di relazioni. Stanno alle nostre spalle anche delle fasi nelle quali una certa attenzione è stata dedicata da parte indiana, da parte italiana all'India, però con poi esiti non soddisfacenti. Da torinese ho presente, per esempio, il tentativo che fece circa una decina di anni fa la Fiat di, diciamo, di realizzare una forte presenza, un forte insediamento in India, addirittura convincendo molte aziende dell'indotto automotive torinese a trasferirsi insieme alla Fiat in India, e poi sappiamo che quella, diciamo, quella ipotesi, quel progetto in realtà diciamo in gran parte abortito, non ha dato gli esiti che erano diciamo auspicati. Allo stato attuale ci sono circa, sulla base degli ultimi dati, però qui certamente ci sono dati possono avere una nostra discussione, sono circa 700 le che operano sul mercato indiano. È un numero significativo, ma che non ha paragoni rispetto appunto alla presenza che noi realizziamo in altri grandi mercati come quello cinese, e comunque c'è uno spazio gigantesco di azione. Anche l'interscambio commerciale continua a essere tutto sommato limitato, nonostante sia anno dopo anno in costante crescita. Le opportunità, che come sappiamo, intanto l'India ha un gigantesco problema di modernizzazione infrastrutturale. Nei prossimi 10 anni l'India ha previsto una programmazione di investimenti infrastrutturali per una dimensione quantitativa pari a 1.000 miliardi, che è una gigantesca opportunità. Già oggi ci sono grandi imprese delle costruzioni, Astaldi soprattutto, che lavora in India, ma appunto un programma così ampio di modernizzazione infrastrutturale offre alle nostre imprese, sia di costruzioni sia di applicazioni tecnologiche, gigantesche opportunità. Secondo tema, il paese è un paese che punta comunque su una crescita manifatturiera con un know-how e un diciamo, contenuto tecnologico tendenzialmente medio-alto, come sappiamo, è un paese che ho già ricordato, fortemente investito in questo. C'è quindi un grande spazio per la meccanica strumentale italiana, che è uno dei settori forti del nostro sistema produttivo industriale ed è uno dei settori forti nella meccanica industriale su scala mondiale. C'è tutto il tema agroalimentare, non dimentichiamo che l'India è un grande paese agricolo.
è il paese che ha la più alta quantità di superficie coltivabile al mondo, tra tutte le nazioni. Quindi è un paese che però ha necessità ovviamente sia dal punto di vista della modernizzazione, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista dell'organizzazione della trasformazione fino alla distribuzione, ha diciamo, necessità di forte investimento. La farmaceutica. L'India è uno dei grandi produttori farmaceutici su scala mondiale. E quindi anche questo è un settore farmaceutico-chimico di grandissimo interesse. Quindi direi che queste sono le ragioni per cui è bene occuparsi dell'India, puntando a fare quello che fin qui appunto è il principale ostacolo. Il principale ostacolo è la non conoscenza di questo paese. Che ci siano gigantesche opportunità, possono essere colte, lo può testimoniare con la Ninno che è con noi, la Piaggio negli ultimi anni ha investito moltissimo in tutta l'India, il sud-est asiatico, con esiti straordinari. Ricordo che nel passato ci sono stati investimenti importanti. Ventilatore in indiano si dice Marelli, che è qualcosa che è significativo, no? E la CEAT aveva il suo caposaldo, diciamo, produttivo ai tempi in cui esisteva in India. Quindi abbiamo una storia anche di relazioni forti, che però si è venuta via via perdendo, e abbiamo soprattutto davanti un grande paese con il quale è possibile costruire delle grandi opportunità. Queste sono le ragioni per cui CESPI e ICP pensano di lavorare insieme sull'India, proponendosi essere di promotori intanto di una conoscenza maggiore di che cos'è l'India, delle sue potenzialità, delle sue opportunità nel nostro paese, e di costruire quindi anche tutta l'attività di ricerca, di studio e di proposizione, di analisi, di progettazione che può essere utile a favorire un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e India. A conclusione di questo brevissimo mio intervento, ricordo che anche in sede governativa la Farnesina è insediato da qualche anno un tavolo di lavoro sulle relazioni con l'India, che ha prodotto anche un paper l'anno scorso piuttosto interessante. SACE considera l'India un paese rilevante della sua attività, quindi Thierry potrà su questo darci degli elementi. Quindi direi che ci sono tutte le condizioni per un salto di qualità. Naturalmente anche qui, ed è davvero l'ultima considerazione che faccio, a una condizione: che l'Italia sia capace di superare il suo tallone d'Achille. Il suo tallone d'Achille, io l'ho constatato quando feci il ministro del commercio estero, è di essere in grado di essere competitiva in ogni settore, ma di essere debolissimo come sistema. E siccome noi siamo un paese di imprese mediamente di dimensioni contenute, il fattore sistemico diventa elemento competitivo essenziale. Quindi il grande tema che l'Italia ha, non da oggi davanti e non soltanto nel settore economico, è di proporsi come sistema. In quanto sia capace di proporsi un sistema, è in grado di cogliere tutte le opportunità che un grande paese come l'India offre. Qui mi fermo e lascio la parola alla Presidente Marzegaglia, che ancora ringrazio. Grazie a Piero, grazie a tutti i nostri relatori e soprattutto ai partecipanti. Piero ha già detto molte cose. Ma non ti sentiamo noi. Microfono. Ah. No, sentiamo. Sentivamo. Mi sentite? Perfetto. Perfetto, grazie. Quindi dicevo, ringrazio tutti, Piero per primo, i partecipanti e i relatori. Molte cose le ha già evidenziate Piero, quindi io andrò un po' per differenza o sottolineerò appunto alcuni aspetti che lui ha già detto ma che trovo particolarmente rilevanti. Il primo è proprio il suo ultimo punto, cioè il tema di fare sistema, evitare, come dire, tante piccole iniziative che poi non fanno massa critica e non sono significative. Quindi come prima cosa appunto noi abbiamo, nel momento in cui abbiamo deciso di fondare questa associazione, che è un'associazione diciamo fondamentalmente di imprenditori
è un'associazione di singole persone, giornalisti, uomini e donne di cultura, ovviamente di istituzioni, le Confindustrie, ovviamente SACE, le ambasciate. Cioè l'idea da subito è stata quella di dire portiamo avanti una nostra idea, mettiamoci al servizio dei nostri associati, ma cerchiamo di lavorare insieme a altre istituzioni che già hanno una storia importante, no? Nella politica internazionale, nella politica estera, e da qui proprio nasce l'idea di una collaborazione forte e vera con CESPI. Quindi, come diceva Piero, questa è la prima di una serie di iniziative che vorremmo fare proprio per creare questo sistema e rafforzare la relazione tra Italia e India. I punti sono quelli che ha già detto Piero. L'India è un grande paese, è un paese di contraddizioni, però è un paese molto interessante. Non c'è mai stata una grande conoscenza, ci sono stati anche alcuni incidenti, quello dei Marò è stato citato prima, ma direi ci sono anche un po' di stereotipi generalizzati, no? tra Italia e India. E tutto questo ha fatto sì che negli anni il rapporto non sia diventato un rapporto forte come potrebbe essere tra due paesi appunto manufatturieri, un paese poi forte nell'export come l'Italia, certamente ha tutto l'interesse a stringere un rapporto più significativo con un grande paese come l'India. Quindi la nostra associazione nasce proprio con questo intento, partiamo da una serie di iniziative concrete, partiamo dall'esperienza dei nostri imprenditori, e tra i nostri associati abbiamo il piacere, l'onore di avere appunto imprenditori che hanno presenze molto forti in India, no? Si citava prima Colagnino, ma ne abbiamo anche molti altri. L'idea è proprio partire da persone che da anni, in alcuni casi anche da decenni, sono in India, conoscono i problemi dell'India, conoscono le opportunità dell'India. L'idea è proprio quella di partire da una serie di iniziative concrete, pragmatiche, per cercare di stringere i rapporti tra India e Italia. Lo diceva prima Piero, abbiamo già una discreta presenza, però si potrebbe fare molto di più, e ci sono alcuni settori che sono importanti per l'Italia, dove l'Italia ha know-how, ha imprese eccellenti, e che sono anche i settori che l'attuale governo indiano ha messo nella lista dei settori strategici che vuole sviluppare. Quindi parlo per esempio della siderurgia, parlo dell'automotive in senso più ampio, quindi Fiat, Vespa, Lambrette, come diceva prima Piero, ci sono anche rapporti storici molto importanti, no? Fiat, Vespa e Lambretta hanno fatto la prima motorizzazione del paese, quindi sicuramente siderurgia, sicuramente automotive, sicuramente design, sicuramente, come dicevamo prima, i trasporti, anche c'è molto da fare sulle infrastrutture, sul ferroviario, no? Abbiamo anche Ferrovie dello Stato che è particolarmente interessate, sicuramente agroalimentare. Sottolineerei anche il tema dell'energia e della transizione energetica. Ricordo che durante un nostro consiglio Matteo Colagnino ha detto, poi immagino lo ripeterà, che non solo la sua azienda è molto forte in India, ma sta sperimentando anche tutta una parte proprio di motorizzazione elettrica, di parte di decarbonizzazione legata al suo settore molto forte, e decide proprio di farlo in India. Quindi anche il grande tema della sostenibilità e della transizione energetica vede nell'India un'opportunità significativa, e l'attuale governo indiano vuole investire molto su questo, e come sappiamo l'Italia ha know-how, competenze molto significative anche su questo settore. Quindi c'è spazio per fare molto di più. Come sappiamo, l'India si pone anche l'obiettivo di diventare il più importante, in qualche modo da questo punto di vista anche entra in competizione con la Cina, il più grande polo manufatturiero mondiale, anche in alternativa alla Cina. Chiaro che questo non sarà semplice, perché la Cina è molto forte, come sappiamo la Cina è già diventata per molti settori il player mondiale più importante. Penso a un settore che conosco molto bene, la siderurgia, dove più del 50% della produzione ormai è del mercato in Cina, o la stessa auto. Ma
non c'è dubbio che c'è questa volontà da parte della Cina di dell'India di diventare un grande polo manifatturiero. Ovviamente oltre a questo c'è anche tutto il tema che sottolineava Piero della grande importanza che l'India da sempre ha, dà appunto a tutta la parte tecnologica e come si diceva prima è molto interessante anche ragionare, la nostra associazione su questo sta organizzando degli scambi tra nostre start-up, start-up indiane, la possibilità anche no, per le nostre, diciamo, per le nostre aziende, questo era un punto che sottolineava Sonia Bonfiglioli in ultimo settore, anche di acquisire no, da parte dell'Italia know-how in quei paesi, acquisire magari start-up e rafforzare le proprie competenze anche in campo tecnologico. Quindi c'è molto da fare. Come diceva Piero, il nostro core business è sulla parte ovviamente economica, ma siamo anche convinti che per sviluppare, rendere molto forte una relazione dal punto di vista economico, la conoscenza e la cultura sono fondamentali. Quindi noi ci poniamo anche l'obiettivo non solo di conoscerci meglio, ma anche di creare o ricreare una serie anche di legami molto forti dal punto di vista dal punto di vista culturale. Stiamo lavorando e poi magari questo, su questo l'ambasciatore Annellini potrà in conclusione dire qualcosa di più, ma col Jaipur Festival stiamo ragionando per un rapporto più forte tra con la triennale. Insomma, siamo fortemente convinti che un rapporto forte economico non può che vedere però in premessa una grande conoscenza diciamo reciproca e anche uno scambio culturale che deve diventare più forte, più significativo e più continuativo e rompere, come dicevo prima, un po' questi stereotipi che nel tempo hanno addirittura quasi allontanato i due paesi o hanno fatto sì che il rapporto tra i due paesi non diventasse così forte come potrebbe essere. Quindi noi abbiamo in mente già una serie di iniziative importanti, le abbiamo già fatte, per esempio abbiamo visto abbiamo chiesto a SACE di aiutarci a capire quali sono gli strumenti più interessanti per aiutare le nostre imprese o per creare un'interrelazione più forte. Abbiamo dato vita a un dibattito proprio non solo economico ma culturale, avendo con noi una serie di uomini di cultura indiani molto interessanti. Stiamo organizzando uno scambio dove vedremo la partecipazione di amministratori delegati di aziende importanti con italiani con interesse in India e indiani con interesse in Italia. Insomma, stiamo facendo tutta una serie di cose concrete, chiare, serie per proprio creare una base comune tra India e Italia e pensiamo che questo sia veramente importante da fare. È importante da fare in generale, ma è importante anche da fare in un momento come questo. È evidente che il Covid ha colpito l'Italia prima e oggi sta colpendo pesantemente anche l'India, ma insomma noi stiamo già guardando al dopo. È chiaro che questa situazione sta rendendo una serie di iniziative un pochettino più complesse, ma siamo convinti che l'India, i dati già lo dicono, dopo una prima parte dell'anno dove c'è stata una crescita a un tasso negativo, questo è la prima volta da molto tempo, sta già creando le condizioni invece per una crescita importante e speriamo tutti che la ripresa sia una ripresa forte, no? E quindi un andare giù ma poi un ritornare su creando. Speriamo anche, crediamo che anche con quanto è successo stanotte anche l'Italia e l'Europa, grazie anche a nuovi strumenti che sono storici, poi si poteva fare meglio, si poteva fare di più, le critiche possono essere varie, ma almeno io personalmente credo che quello che è successo in questi tre giorni di trattativa molto complicata, molto difficile in Europa, segnano una discontinuità straordinaria, forte, e credo che questo appunto avrà conseguenze positive non solo dal punto di vista dell'istituzione del futuro dell'Europa, ma anche proprio dal punto di vista di una possibile ripresa economica in Italia e in Europa, che a questo punto può avere basi un po' più forti. Quindi veniamo tutti e due i paesi vengono da un momento drammatico, perché in realtà questo riguarda tutto il mondo, ma ci sono anche le condizioni proprio per
cogliere nuove opportunità e per rendere, come dicevamo prima, i nostri rapporti ancora più forti. È evidente, e chiudo su questo, che non sarà semplice, ci muoviamo in un momento complesso, ci muoviamo in un momento complesso non solo economico, come dicevo prima, ma anche geopolitico. Sarà importante capire come evolverà questo rapporto tra India e Cina. È un rapporto che ha una sua complessità, come dicevo prima, l'India vuole diventare, in parte vuole competere con l'India e diventare il grande polo manufatturiero mondiale. Non vi dubbio che oggi, comunque, nonostante questa competizione, oggi la Cina è il partner economico più importante per Nuova Delhi, però ci sono situazioni di tensione, ci sono situazioni di tensione che riguardano anche un'ombra, no, di scontri armati che possono esserci dietro l'angolo. Quindi, come dire, la situazione anche geopolitica non è semplice, tra questi due paesi siamo tutti convinti che non ci saranno situazioni drammatiche, ma insomma non possiamo mai nemmeno escludere alcune tensioni. Quindi geopolitica complessa, rapporti anche complessi tra diciamo Pechino, Washington e Delhi, e in mezzo a questo anche una serie di nuovi protagonisti che stanno diventando sempre più importanti, le grandi nuovi tigri dell'economia del sud-est asiatico che vogliono avere un loro ruolo, una Stati Uniti che, diciamo, ha perso posizione, ma vedremo che cosa succederà nelle prossime elezioni di novembre. Quindi, come dire, una situazione dove dobbiamo rendere questo nostro rapporto più forte, ci sono tutte le condizioni, ma certamente dobbiamo anche essere consapevoli che ci muoviamo anche in uno scenario, in uno scacchiere internazionale non dei più semplici, quindi dobbiamo avere un occhio attento anche a questo. Ma insomma, e chiudo, siamo convinti che sia veramente venuto il momento di fare una serie di cose serie, chiare, molto, come dire, rivolte anche a iniziative concrete e pragmatiche per rendere il nostro rapporto, il rapporto tra India e Italia, più forte. Ci sono tutta una serie, appunto, di persone che lavorano con noi, che credono fortemente che sia veramente il momento per farlo, quindi noi lavoreremo con costanza, con continuità, proprio per andare in questa direzione. E ringrazio ancora Piero, Passino e Cespi per averci aperto, diciamo, il loro centro studi, avere messo a disposizione la loro grande esperienza internazionale, che sono convinta, appunto, che insieme possiamo fare qualcosa di serio con l'aiuto di tutte le nostre istituzioni e dei nostri imprenditori, proprio per un rapporto più forte, più duraturo e che certamente porterà vantaggi reciproci a entrambi i nostri paesi. Grazie. Chi prosegue? Grazie mille. Darei la parola a Giovanni Andornino. Vi ringrazio, spero che mi si senta. Ringrazio e mi congratulo per l'accordo che è stato firmato il 15 giugno. Rivedo in questo, il mio primo commento, diciamo, dei due che avrei piacere di condividere, rivedo in questo la dinamica che ha interessato ormai un decennio fa più o meno la mia personale esperienza di ricerca invece sulla Cina, che è l'altro grande paese dell'Asia evocato, e colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi voluto coinvolgere e portare questa prospettiva, diciamo, magari più continentale di ciò che si muove intorno, molto intorno all'India in questo caso. E appunto un decennio e mezzo fa, più o meno all'incirca, quando iniziamo a lavorare sul dossier Cina, gli elementi di comunanza con gli argomenti che sono stati presentati adesso dall'onorevole Passino e dalla Presidente Marcegaglia sono molti. Una conoscenza di questo paese, in questo caso era la Cina, adesso si parla di India, che era di carattere, cioè che era percepita come forse insufficiente rispetto alla rilevanza che il paese in questione sta assumendo, mi sembra un dato di fatto, cioè osserviamo un gigante economico, un gigante demografico con vari aspetti di assoluta centralità per gli interessi anche economici del nostro paese, e obiettivamente ci dobbiamo chiedere: abbiamo gli strumenti, diciamo, cognitivi? Certo che li abbiamo anche delle straordinarie eccellenze, alcune sono presenti in questo panel, ma se ne possono trovare nel mondo universitario, però il volume è rilevante, cioè il numero
di soggetti che sono in grado di esprimere queste competenze nelle generazioni, diciamo, più mature, quindi tra coloro che hanno un ruolo di traino, ma anche nelle generazioni più giovani. Quindi quanti sono gli studenti che possiamo veramente schierare una volta laureati, che presentano una competenza significativa sull'India, che ci hanno studiato, che ci hanno vissuto per un certo lasso di tempo? Questo problema ancora si pone per la Cina e, come vi dico, il mio riscontro risale a un decennio fa e in un certo senso si può vedere che molto si è mosso e molto si è fatto. Oggi il tema si pone sull'India, sono convinto che vi siano nel panorama nazionale persone che magari stanno seguendo questo momento di incontro, magari lo vorrebbero seguire, quindi io sono fiducioso e anche speranzoso che il lavoro fatto da CESPI insieme con l'associazione sia molto proiettivo, anche molto sulla comunità universitaria, perché gli studenti aspettano proprio questo genere di input. Io mi immagino soprattutto quelli che già stanno lavorando e stanno studiando e pensano di non trovare un tessuto economico o istituzionale interessato a questi temi, che il dibattito resti in qualche modo ristretto, mentre invece so che non sarà così. La storia personale anche dell'onorevole Fassino parla di questo, di apertura e di proiezione sui giovani, ed è una cosa che desidero raccomandare. L'Italia, io ricordo un'esperienza personale che mi ha segnato, ogni tanto condivido, quando io stesso iniziai a studiare le cose cinesi, i miei professori più senior mi dissero: attenzione, perché è difficile poi inserirsi nel mondo universitario, perché non c'è una tradizione di studi sulla Cina intesi in senso politologico, che è ciò che faccio io. Dico questo perché mi rimase impresso, no, quanto il nostro paese fatichi a intercettare ben per tempo dinamiche che sono palesi in arrivo, proprio perché è strutturato in una maniera che, come dire, coltiva campi già coltivati nel tempo. Quando si presenta un campo nuovo, il caso dell'India oggi è, come dire, è molto palese, ma già potremmo, lo diceva la Presidente Margagaglia, osservare soggetti, l'Indonesia, il Vietnam, che pongono problemi simili, ma restiamo sull'India. Ecco, si presentano campi innovativi e c'è fatica, ci vuole effettivamente un innesco. Quindi il mio principale augurio, che è il mio primo, così, il primo aspetto che vorrei condividere, è proprio questo, che in questo accordo ci sia l'innesco per stimolare, chiamare raccolta, forze che esistono e forze che potranno esistere grazie all'interesse nuovo che si viene a creare. Quindi in questo senso è veramente un augurio anche al Presidente, Vicepresidente Armellini, ambasciatore, perché il vostro lavoro sia molto fecondo. L'onorevole Fassino già sottolineava che l'Italia funziona, diciamo, fa fatica a funzionare come sistema, quindi in questo senso ravviso veramente l'opportunità che le forze che già esistono e che si occupano di questo paese vengano radunate, vengano stimolate a lavorare in gruppo, perché effettivamente abbiamo pochi think tank in Italia, alcuni grandi, affermati, storici, come quello, come il CESPI, e talvolta si lavora tutti su temi affini. Ecco, è importante la specializzazione, quindi veramente l'investimento di tempo e di energie su un paese come l'India nel tempo darà grande soddisfazione, tanto più soprattutto perché tutti aspettiamo e aspettavamo questo tipo di sforzo, ce n'è bisogno, l'esigenza esiste. Io da docente universitario, non pro domo mea, ma perché ci credo veramente, spero che la vostra attività avrà anche un forte coinvolgimento della dimensione accademica, anche per aiutare gli stessi accademici in qualche modo a calare, a far precipitare conoscenze raffinate che ci sono su tematiche poi che hanno una rilevanza di policy e sull'attualità. Questo non sempre è facile e si corre il rischio contemporaneamente di ipersemplificare, cosa che nel caso dell'India è è un ossimoro, no? È impossibile semplificare un paese così diversificato e obiettivamente molto complesso, però la tentazione è sempre presente, si corre il rischio di dimenticarsi che appunto là in taluni contesti ci sono già sacche di sapere che aspettano solo di essere, che qualcuno vi attinga. Dunque questo mi pare utile, ecco, ricordarlo a tutti noi. Per quanto riguarda invece, come seconda riflessione, che è più di merito,
Chiaramente per chi come me osserva la politica internazionale, soprattutto nella dimensione asiatica, è abbastanza evidente che una serie di epifenomeni, e veniva ricordato il rischio del conflitto, quantomeno non particolarmente contundente, però ci sono stati 20 morti dalla parte indiana e un numero imprecisato da quella cinese nei conflitti di poche settimane fa sul confine, obiettivamente segnalano come appunto epifenomeni una tensione latente profonda che non sta dissipandosi e dunque richiede un'attenzione anche alla nostra capacità di risposta europea. E ho notato con interesse quanto l'Unione Europea stia approfondendo in modo, come dire, direi strategico i rapporti con l'India. Assistiamo, a me pare, ma non ho un vissuto così lungo da poter, come dire, trarre conclusioni di alcun genere, però la percezione che ho è che assistiamo a una tendenza per cui ogni paese, soprattutto questi grandi paesi molto complessi, Cina, India, tendono a, come dire, enfatizzare, a volte sovraenfatizzare la dimensione identitaria per, direi, puntellare il potere diciamo, politico all'interno, producendo però come effetto, come disutilità, purtroppo inevitabile, la percezione di differenze che sono rimarcate in modo persino più netto di quante esse siano. Una Cina che enfatizza molto la sua cinesità, un'India che recupera e manipola, e questo è cosa nota, alcuni particolari tratti del suo bagaglio culturale per circoscrivere l'identità in un modo che in qualche modo comprime le differenze. La tematica molto delicata dei rapporti tra la comunità indù e quella musulmana si pone, così come si pone per la verità anche in una particolare parte della Cina. Quindi mi pare che viviamo ancora, purtroppo, e speriamo di uscirne presto, in una fase in cui le identità nazionali divengono oggetto non di un dibattito, diciamo così, plurale, ma è in un regime autoritario come quello cinese e in uno democratico come quello indiano, ahimè, diventano oggetto e campo di esercitazione del potere di turno. E questo è pericoloso. È pro domo propria, diciamo, di chi il potere lo esercita, ma produce effetti sistemici. Già volatile, sappiamo bene che il paese che più beneficia in questa fase dei favori finanziari e infrastrutturali della Cina è il Pakistan. Conosciamo la dimensione di tensione che esiste tra India e Pakistan. Insomma, si percepisce un'ansia a Delhi, una preoccupazione che poi si esprime in cose che hanno un diretto impatto commerciale. Io sono rimasto molto colpito che il governo indiano abbia deciso di interdire l'utilizzo di una serie di app per cellulari cinesi sul territorio indiano, alcune delle quali TikTok o WeChat hanno decine di milioni di utenti. E questo è un fenomeno obiettivamente senza precedenti che apre, immaginatevi, lo diceva prima l'onorevole Fassino, l'India è un paese di grande innovazione, soprattutto in ambito tech, in ambito software direi in particolare. Immaginatevi che cosa succede, cioè al di là della geopolitica territoriale, la geopolitica cibernetica, cioè se tu chiudi il tuo mercato, un mercato come quello indiano, così dinamico, alle app cinesi, e la settimana dopo salta fuori che Google investirà 10 miliardi nell'arco dei prossimi 5-7 anni, si creano veramente le premesse per riallineamenti dove l'India finisce per giocare un ruolo decisivo nel campo di chi sarà, se ci troveremo davanti a un internet balcanizzata e ci sarà quella autoritaria e ci sarà quella, diciamo così, plurale, più aperta, nostrana. Questo fa dell'India, che è un attore poi con tutte le sue, come dire, spigolosità, ombroso, insomma, i nostri ottimi ambasciatori che si sono succeduti, penso all'ambasciatore Angeloni, ma penso, insomma, a chi lo ha preceduto e chi lo sta seguendo adesso, hanno a che fare con un animale complesso. Però, ecco, da una tensione politica discende un atto amministrativo che crea uno spazio enorme in ambito commerciale, per esempio in questo caso in quello delle app, ed era del tutto inatteso. Quindi in realtà condivido anch'io l'ottimismo e la speranza e l'auspicio della Presidente Marcegaglia che di conflitti non si abbia mai a parlare in modo più serio di così. D'altro canto, da una parte la dimensione carsica ma potente di questa asserzione di identità e dall'altra i fenomeni così, con varie funzioni dimostrative, narrative, come lo scontro sul confine, le tensioni con il Pakistan
e non solo, con vari paesi del sud-est asiatico, mi fanno pensare a un'India che, rispetto a quello che si scriveva alcuni anni fa, ricordate, no? C'India, no? Questo combo di Cina e India che stessero insieme, già mi sembrava un po' ottimistico, ecco, mi fanno pensare davvero a uno scenario diverso, dove un paese che ha significativi problemi interni, come l'India comunque resta, rimane, sarà chiamata a scelte che, per quanto io ne capisco, non ha mai veramente voluto compiere. Perché, chiudo, l'India rimane, credo, fondamentalmente ancorata al suo paradigma di paese non allineato. Ecco, già lo era durante la Guerra Fredda e quando la polarità era fortissima. Temo che andiamo in una direzione di nuova, come dire, polarizzazione sempre più acuta. Mi domando, ecco, in questo scenario l'India come si collocherà? E certamente avere nell'Europa e anche nell'Italia un'interlocutrice, due interlocutori, è importante, è particolarmente importante per un paese che non vuole dover scegliere tra gli Stati Uniti e la Cina. Dunque, anche in questo senso, politicamente, credo che noi abbiamo uno spazio e che spero proprio che sapremo giocare, anche grazie all'esperienza di chi a questo tavolo, come dire, può fare la differenza dentro il nostro paese. Vi ringrazio. Grazie mille. Rassicuro appunto sull'opportunità, oltre che la necessità, di valorizzare, no, le competenze che il mondo accademico, ma non solo, ha sviluppato e sviluppa in un reciproco dialogo. Questo è uno degli obiettivi, credo, principali di un istituto di ricerca, di un think tank. E rimanderei la palla nel campo del mondo industriale e del mondo economico. Darei la parola al dottor Colaninno, vicepresidente del gruppo Piaggio. Ecco, sente? Benissimo. Bene. Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Un ringraziamento particolare per la nostra presidente Emma Marcegaglia, che ha voluto chiamarmi a far parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italia-India. Naturalmente saluto e ringrazio Piero Fassino, presidente del CESPI, per questa opportunità e per questa collaborazione, e il nostro vicepresidente, ambasciatore Armellini. La mia testimonianza di oggi naturalmente è ancorata all'esperienza, alla lunga ormai esperienza di Piaggio in India, e quindi la domanda perché l'India ha sostanzialmente tre risposte. La prima rientra nell'ambito di una strategia internazionale che Piaggio ha messo in campo quantomeno dal 2003, quando la mia famiglia ha assunto il controllo. Secondo, per il ruolo che l'India oggi ha nell'ambito asiatico, domina insieme alla Cina ed è centrale nell'Asia. Terzo, diciamo, ragionando post-Covid, naturalmente, il grande potenziale dell'India, direi un potenziale sotto certi aspetti, come hanno ricordato già Emma e Piero, addirittura un potenziale infinito. Punto primo, perché Piaggio in India? Piaggio ha una tradizione lunga, è presente in India dagli anni 60, anche se, diciamo, negli anni poi ha affievolito molto, anche con errori strategici imperdonabili, la sua presenza internazionale, in particolar modo in India, compiendo degli errori con licenziatari locali, cedendo mercati, quote, eccetera. E una delle prime svolte che noi abbiamo portato nel rilancio di Piaggio già dal 2003 è stata appunto quella di proiettarla a livello internazionale, ribaltando una strategia di chiusura in un mercato domestico che evidentemente non aveva la capacità di vedere lontano, e anche superando e rompendo un po' il dibattito e gli schemi che in Italia, diciamo, già a metà degli anni 90, sul finire degli anni 90, un po' un dibattito tra la coda del piccolo e bello e dall'altra parte no alla delocalizzazione. Ecco, questo tipo di dibattito, che non ha compreso
per tanti aspetti, invece, che cosa poteva rappresentare una strategia di penetrazione verticale nei mercati, è stato, a nostro avviso, uno dei motivi, una delle strategie vincenti per Piaggio, cioè quella di costruire nuovi stabilimenti, di entrare in nuovi mercati, di rafforzare le reti commerciali, di innestare a livello internazionale nuovi prodotti. E questo è una strategia, questa è una strategia, a nostro giudizio, che ha fortemente performato fino a, allo scorso anno, quando Piaggio dalla quotazione in borsa ha registrato, diciamo, il suo più florido bilancio. E parte di questi numeri, a nostro giudizio, sono riscontrabili in una strategia internazionale. Quindi no alla delocalizzazione per la ricerca di una strategia di taglio di costi, perché delocalizzare per costi è sbagliato, perché alla fine ci sarà sempre uno, spunterà fuori sempre uno che sarà in grado di produrre a minor costo. Viceversa, la strategia di costruire degli stabilimenti in giro per il mondo, e in particolare in India, che oggi pesa per noi in modo rilevante sui volumi, sui fatturati, sui margini e quindi sullo sviluppo dell'intero gruppo, è un modo per prendere mercati, prendere quote di mercato, tenere clienti. Viceversa, diciamo, se non vai, per esempio, in Vietnam, Vietnam per noi significa Indonesia, significa Filippine, Malesia, significa Cambogia e Thailandia, se non vai ad Hanoi, se non apri uno stabilimento ad Hanoi, non è che le vendite ti arrivano a Pontedera e fai felici, diciamo, i neosovranisti o chi te la racconta che la delocalizzazione è sbagliata. Sì, la delocalizzazione è sbagliata, ma se non vai in quei paesi, quelle quote, quei clienti te li prende Honda, te li prende Yamaha, te li prende Suzuki e tu li perdi per sempre. Quindi chi non capisce, chi non comprende questa strategia, probabilmente è meglio che cambi il mestiere. E questa, diciamo, è una delle linee che ci ha portato a fare dei grandi investimenti. Secondo tema, la centralità dell'India nell'Asia, che insieme a Cina, dicevo, domina il continente asiatico. Per questa ragione, nel 2013 noi abbiamo costruito un nuovo stabilimento a Baramati, che è nello stato del Maharashtra. Fino a un certo punto l'amministratore delegato era un eccellente signore indiano, poi è andato in pensione, oggi è guidato da un italiano che ha trasferito armi e bagagli e famiglia ed è andato a vivere in questa regione vicino a Pune. Pune è il distretto dell'automotive, Baramati è, diciamo, a poche ore di strada, e qui dopo parlerò di infrastrutture, da Pune, e abbiamo costruito un nuovo stabilimento con delle linee produttive nuove, quindi non significa di nuovo una strategia, diciamo, di corto respiro, dove mandi linee di montaggio in phase out dall'Italia piuttosto che da altri stabilimenti. Noi abbiamo investito con nuove linee di montaggio per nuovi prodotti, in particolare i 3-4 ruote. Chi sbarca all'aeroporto di Delhi piuttosto che di Mumbai vede un'invasione di 3 ruote, cioè l'ape, la nota ape che anche in Italia ha rappresentato un po', diciamo, la storia dal dopoguerra in avanti. Oggi una parte rilevante del trasporto di persone e di merci in India è ancora svolta attraverso questi veicoli commerciali leggeri, dove Piaggio ha una forte presa sul mercato, ha recuperato gli errori, dicevo, fatti in passato, dove diciamo, l'affievolimento della presenza internazionale ha favorito i concorrenti. Ma non solo i 3 ruote, dicevo, nel 2012 abbiamo raddoppiato lo stabilimento, oggi ci lavorano 2.000 persone, e si è ritornati anche a produrre la Vespa. La Vespa in India era stata, diciamo, purtroppo lasciata in mano ai concorrenti, e dal 2012, con un nuovo stabilimento, con nuove linee produttive di grandissima qualità, Piaggio è tornata ad investire anche nel settore del 2 ruote, immettendo nuovi veicoli, nuovi prodotti, sono state aperte nuove concessionarie, sono stati introdotti nuovi marchi come Aprilia, sono stati messi in campo anche nuove linee per produrre motori, propulsori diesel e turbodiesel, che non solo sono rivolti al mercato indiano, ma dall'India noi andiamo in Sud America, in Africa, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh. Quindi per noi l'India
è fondamentale non solo per i numeri e per i volumi, ma anche come hub di esportazione. Oggi, e ringrazio Emma per averlo ricordato, Piaggio sta iniziando una grande sfida di passaggio, prima diciamo a standard di emissioni molto più bassi, e l'amministrazione, il governo Modi, sta mettendo dei vincoli rilevantissimi, anche se il Covid poi questi li sta rallentando, ma anche, quindi non solo basse emissioni, ma anche il motore elettrico. Noi abbiamo già presentato dei veicoli elettrici, sono già sul mercato, e lo si è fatto partendo dall'India. Terzo elemento, il grande potenziale dell'India. Per noi un potenziale infinito, parlo extra e ragiono extra Covid naturalmente, perché la nostra esperienza in questi mesi è molto pesante, sono stati commessi probabilmente anche errori. Speriamo che questa situazione possa essere superata velocemente, perché sta creando, diciamo, notevoli problemi. Ma chiaramente ne stiamo uscendo in Italia, speriamo di non subire recrudescenze e speriamo che anche l'India possa trovare una via per superare questo problema. Quindi fuori da questa vicenda, l'India è un paese fondamentale per l'equilibrio globale. Naturalmente ha delle criticità, alcune di queste rilevanti. La prima tra tutte metterei la burocrazia pesantissima e molto spinta, forse anche figlia di una forma di Stato e di governo che ha, diciamo, un federalismo molto spinto, che ha dei pregi e anche dei difetti. Lo ricordava Piero prima, ci sono dei limiti di comunità, io li definisco così, gli usi e costumi, le religioni che frenano e costituiscono in alcune situazioni dei problemi. C'è un deficit infrastrutturale spaventoso, ma è anche una grandissima opportunità. Io penso per paradosso che in futuro l'India potrebbe offrire opportunità come o addirittura superiori alla Cina. L'India è centro dell'Asia, è una delle economie più potenti del mondo, oltre ai settori industriali che Emma prima ha ricordato, che Piero prima ha ricordato, ha una forza nell'agricoltura spaventosa, e questo naturalmente è legato anche al fatto che l'agricoltura e lo sviluppo agricolo sono anche in gran parte legati alla sopravvivenza di una parte rilevante delle persone, ha un sistema industriale molto forte, ha un potenziale demografico incredibile e straordinario. I settori li avete già ricordate in campo industriale, il farmaceutico, il siderurgico, l'automotive, la ricerca, l'innovazione. Dicevo, le infrastrutture oggi sono e rappresentano un problema notevole e, dall'altra parte della medaglia, una grandissima opportunità, direi un'opportunità infinita. Se guardiamo la Cina oggi ha i maggiori aeroporti del mondo, porti, autostrade, infrastrutture, ferrovie. L'India è tutta da fare sotto questo punto di vista. Quindi anche i nostri sistemi industriali, Emma prima ricordava, e la ringrazio non solo di Piaggio ma anche del gruppo Ferrovie dello Stato, credo che noi avremo anche in questi ambiti delle grandissime opportunità. Quindi io penso che dobbiamo investire di più e molto di più sull'India. Gli Stati Uniti, lo ricordava Emma, lo dico anch'io, sono poco percepiti anche per i problemi che ci sono. L'Unione Europea, fatto salvo i rapporti che in modo intelligente sia il governo Merkel che il governo Macron stanno tenendo da molti anni, l'Unione Europea non è molto percepita. La svolta di ieri, mi aggiungo anch'io alle considerazioni di Emma, è una svolta straordinaria, epocale, storica, di spartiacque tra un'Europa e un'altra, e quindi mi auguro che in futuro, diciamo, anche questa declinazione possa cogliere nei rapporti con l'India, diciamo, una nuova vita. Chi sta investendo molto dal punto di vista, diciamo, degli investimenti politici, dei maggiori investimenti politici, è la Russia di Putin. Lo stanno facendo con grande determinazione e credo che avranno grandi risultati. L'Italia ha una grande opportunità
da cogliere, lo diceva Emma. Costruire alleanze è la sola strada che possiamo percorrere, e credo che in questo la nostra associazione possa dare un aiuto alle istituzioni di governo, ai rapporti che dovranno, a mio giudizio, ricrescere in modo diverso, anche per superare gli incidenti che ci sono stati tra il nostro Parlamento e quello indiano, tra il nostro governo e la nostra amministrazione e quella indiana. E credo che il nostro obiettivo sia quello di farci conoscere meglio, superare le incomprensioni, farci apprezzare e anche apprezzare noi italiani come giusto l'India. Vi ringrazio. Grazie mille. Darei la parola a Beniamino Quintieri, Università di Roma 3 e Osservatorio Nazionale per l'Internazionalizzazione degli Scambi, magari appunto chiedendo il punto di ripartire proprio da questo binomio strategie e potenzialità rispetto all'India, e magari anche accennando a qual è stato e qual è l'investimento istituzionale che l'Italia sta facendo verso l'India. Grazie. Grazie a lei. Piccola correzione, Tor Vergata e non Roma 3, ma se me lo faccio perdoni. Per spirito di appartenenza. Allora, volevo toccare tre punti. Il primo, molto brevemente, ma credo che sia inevitabile, è il quadro congiunturale. Oggi la pandemia ha colpito tutto il mondo, lo shock è simmetrico, ma fino a un certo punto, perché poi gli effetti che la pandemia avrà sull'economia dei diversi paesi dipenderà ovviamente dalla resilienza dei paesi, dalla capacità di questi paesi di mettere in campo delle politiche adeguate. Ecco, da questo punto di vista il quadro è preoccupante. Abbiamo letto tutti quanto sia diffusa il Covid-19 in India e quante vittime ci siano state, ma senza entrare nell'argomento sanitario, quello che si può immaginare è che gli effetti sull'economia sono e saranno per un po' notevoli. Intanto l'economia indiana, che era cresciuta, che negli ultimi anni ha avuto il tasso di crescita più alto in media tra i paesi del G20, quindi più alto ancora della Cina, aveva avuto una crisi lo scorso anno, quindi alle porte della pandemia c'era stato un calo del tasso di crescita che era, avuto un risultato che non si registrava dal 2013, un aumento della disoccupazione, quindi ha colpito l'India in una fase di debolezza. Ma quello che preoccupa di più è il fatto che è la struttura del mercato del lavoro indiano. In India, l'India è il settore informale più grande al mondo. Le stime dicono che tra l'80 e il 90% della popolazione lavora nel settore cosiddetto informale, il che vuol dire un numero compreso tra i 400 e i 450 milioni di lavoratori. Beh, questo settore contribuisce per il 45% alla determinazione del PIL. A ciò si aggiunga che di questi 400 e passi milioni sono 50 milioni. Quindi queste persone non hanno accesso al sistema di sicurezza sociale, quindi non possono godere di ammortizzatori sociali, quindi sono a forte rischio di povertà. A ciò si aggiunga che c'è un numero, anche qui compreso secondo le stime di autorevoli istituzioni indiane, tra i 40 e i 50 milioni di migranti stagionali che lasciano i villaggi per andare a lavorare nelle infrastrutture, nei servizi e in altri settori. Questi sono ritornati nei loro villaggi con un tenore di vita che potete immaginare. Colgo l'occasione per fare un breve cenno alla distribuzione del reddito, di cui parlava prima l'onorevole Fassino.
quindi con un occhio quelle che sono le potenzialità per il nostro paese. Intanto il 10% più ricco, quindi parliamo di una percentuale di un numero di circa 130 milioni di persone, possiede il 55% della ricchezza, ma ha un PIL pro capite inferiore ai $12,000. Quindi è una fascia di consumatori poco attraente per l'Italia. Quindi può essere attraente per la Cina e per altri paesi, ma certamente non per l'Italia. Poi c'è l'1% della popolazione, quindi 13 milioni di persone che hanno, detengono il 22% della ricchezza e hanno, qui la cosa si fa più interessante, un reddito pro capite di $44,000. Ecco, questo è chiaro, parliamo dell'1%, ma parliamo di 13 milioni di persone, quindi più di uno Stato, di tanti Stati europei. Quindi è comunque un numero interessante, quindi quando si parla delle opportunità dell'Italia sui beni di consumo non bisogna sottovalutare, c'è anche una forte concentrazione in alcune aree del paese, quindi strategie di promozione dei nostri settori in beni di consumo possono essere individuate. E il secondo punto è quello del modello di crescita, che è stato, ripeto, l'India è cresciuta a tassi molto elevati, però è stato piuttosto atipico rispetto ai processi che normalmente seguono i paesi in via di sviluppo, che normalmente cominciano a svilupparsi potenziando il settore manifatturiero, partendo dai prodotti meno complicati, quindi con una maggiore intensità di lavoro e anche di lavoro non qualificato. Questo è il processo che ha seguito la Cina, la Corea prima, ma direi praticamente tutti i paesi in via di sviluppo. Questo processo implica un movimento di lavoratori dall'agricoltura verso il manifatturiero, liberandoli quindi con un effetto di aumento della produttività nel settore agricolo. Dopodiché, diciamo, negli anni il grado di sofisticatezza delle produzioni aumenta, così come ha fatto la Corea, la Cina e tanti altri, e via dicendo. Bene, l'India ha seguito un modello completamente diverso. È stato già sottolineato da Ronald Fassino e anche da altri che i settori di punta della indiani sono il settore dei servizi, ma servizi quelli high tech, quelli servizi digitali, quelli che implicano, diciamo, l'uso di un capitale umano elevato, che forse non abbiamo neanche noi in Italia, e nell'ambito del settore manifatturiero sono i settori farmaceutico, dell'automotive, chimico, cioè settori che anche qui sono normalmente riguardano stadio finale. Perché dico questo? Perché oggi la Cina e l'India, scusate, l'abitudine è quella di parlare di Cina, l'India sta rivedendo, e il governo Modi lo sta facendo con una serie di iniziative, questo modello, cioè facendo, si può dire, un passo indietro e puntando su uno sviluppo del settore manifatturiero che ancora oggi, ripeto, salvo delle eccellenze, è caratterizzato da una bassa scala produttiva, una bassa produttività, restrizione più o meno, si parlava prima di burocrazia, ma insomma, c'è un protezionismo più o meno latente, velato, inefficiente infrastrutturale, eccetera, eccetera. E soprattutto una scarsa integrazione, diversamente da quanto fa della Cina, nelle catene globali del lavoro, del valore. Quindi l'India si caratterizza da un modello in cui, al di là dell'importazione di alcuni prodotti, tende a fare tutto all'interno. Ecco, oggi uno degli obiettivi che il governo si è posto giustamente è quello di incrementare il suo peso nell'ambito delle catene globali del valore, diventando un hub produttivo. E per questo dovrà fare ancora molti passi. Una recente analisi di Nomura
mura su 56 compagnie che hanno riallocato la produzione dalla Cina verso altri paesi asiatici, ha trovato che 26 di queste compagnie si sono localizzate in Vietnam e solo 3 in India. Quindi la Cina dovrà fare ancora, l'India dovrà fare ancora molti passi. E questo lo si vede anche guardando le statistiche internazionali. È vero che l'India ha guadagnato, ha scalato negli ultimi 7 anni 14 posizioni nella classifica del doing business, ma ancora il 63esimo paese nel ranking mondiale. Questo concordo con quanto diceva anche Colannino sul ruolo della burocrazia in quel paese. E anche l'International Logistic Performance Index pone l'India al 44esimo posto su 160, dietro alla maggior parte delle principali economie asiatiche. Quindi c'è molto lavoro da fare per sviluppare, per attuare quello che è il programma che il governo Modi ha da tempo sta cercando di implementare attraverso una serie di politiche Made in India, Smart City, Startup India e via dicendo. E quindi oggi abbiamo un'economia in cui i servizi producono contribuiscono alla produzione del 60% del PIL, il 50% dell'occupazione è concentrata in agricoltura, e quindi bisogna rimodulare questo modello potenziando il settore manifatturiero. L'ultimo punto è quello della posizione italiana e le opportunità. L'Italia oggi è al 27esimo posto come fornitore dell'India e ha una quota dell'1,4%, ricordando che la media italiana nel mondo è del 2,7%, quindi ha un peso che è la metà rispetto alla quota mondiale, che essendo uno dei principali più importanti paesi al mondo è qualcosa che deve spingere il nostro paese a fare di più. Però al di là della congiuntura non particolarmente favorevole, credo che ci siano enormi possibilità, che sono state peraltro ricordate, come per esempio nell'agricoltura. L'agricoltura è, lo si ricordava prima, l'India è uno dei maggiori produttori al mondo di materie prime. Però solo il 10% dei prodotti vengono trasformati e pochi di questi prodotti riescono a superare una certa distanza per quanto riguarda il consumo. C'è quindi una grande opportunità e grandi investimenti saranno fatti, sono stati annunciati nel campo del cold storage, di tutte quelle procedure e strumenti per conservare il cibo, per trasformarlo nel packaging, quindi il food processing e il packaging. E questo poi c'è appunto la meccanica strumentale, in cui noi siamo, dopo la Cina, il secondo paese fornitore, che è di gran lunga, come spesso succede, il settore primario delle nostre esportazioni. Le infrastrutture sono state già menzionate, quindi sulle quali non ritorno. Qui vorrei ricordare, ma forse penso che ne avrete parlato quando ci sarà stato l'incontro con SACE, c'è questa strategia cosiddetta PUSH, che fa sì che attraverso l'attività di SACE si vengano coinvolte tante imprese italiane, individuando un grande buyer indiano, e questa è un'iniziativa che sta dando ottimi risultati, anche se ormai non spetta a me affrontare il tema. E poi settori come la
la meccanica, naturalmente, la transizione energetica, le tecnologie green, la componentistica, visto che si vuole far sì che l'India diventi uno dei principali produttori di auto al mondo, e i settori high-tech e i settori dell'healthcare e della farmaceutica. Chiudo con una piccola curiosità. L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha stilato una lista di circa 80 prodotti che vengono normalmente prodotti farmaceutici e sanitari che sono usati per la diagnosi e la cura del virus. Di questi 80 prodotti l'Italia ne esporta in India solo 3, sono altri paesi che esportano questi prodotti in India. Questo per dire che c'è tanto da fare, ci sono tante buone opportunità in un paese che, superata questa fase drammatica, certamente sarà il paese che forse offrirà, essendo ormai la Cina venuta, avendo raggiunto ormai un elevato grado di maturazione, oggi l'India può essere il paese a cui guardare in termini di opportunità offerte. Grazie. Grazie mille. E per non andare oltre un tempo giusto per un webinar, darei la parola all'ambasciatore Armellini. Sì, grazie. Vogliamo lasciare qualche minuto per delle domande o procediamo direttamente come... Io ho segnalato per chi volesse intervenire di utilizzare la funzione Q&A, c'era un intervento. Va bene, allora possiamo, allora direi intanto cercare di fare qualche ragionamento un po' al termine di questa carrellata che è stata estremamente interessante, ha messo in luce tutta una serie di elementi di grande significato. E parto da quanto hanno detto sia Piero Fassino che Anna Cegaglia. L'India è un paese dalle grandissime opportunità che noi riusciamo a sfruttare solo in piccola parte. Un paese con il quale, verso il quale l'Italia ha una conoscenza antica, ma con cui la quantità non corrisponde alla qualità dei rapporti. E questo è il senso, fra l'altro, del lavoro che stiamo cercando di fare, il senso del lavoro dell'associazione che è stata costituita, che si propone di portare avanti un ragionamento di sviluppo di rapporto economico, ma di farlo anche coprendo l'intera gamma delle relazioni, perché, come diceva Emma Cegaglia prima, un rapporto sano si fonda sulla conoscenza reciproca. Capirsi meglio permette di affrontare gli stereotipi e anche di capire dove le opportunità si possono situare al di là delle difficoltà. Perché, va detto, l'India è un grande paese dalle grandissime opportunità. Non è un paese facile, peraltro. Negare questa cosa significherebbe fare un torto a chi volesse inserirsi in questo paese. Al tempo stesso, però, le difficoltà non hanno impedito a gran parte dei nostri concorrenti di investire in India, di essere presente, di partecipare al suo sviluppo in maniera assai più consistente della nostra. Anche se, come dire, noi abbiamo partecipato in maniera significativa alle prime fasi, questo è un dato interessante, le prime fasi della crescita dell'India indipendente. L'autosufficienza agricola indiana negli anni 50 è in qualche modo debitrice anche dell'industria chimica italiana. La motorizzazione indiana, la Vespa, la Lambretta, la Fiat sono totalmente italiane. È interessante chiedersi perché un dominio totale, per esempio, dell'Italia nella motorizzazione privata indiana tende a scomparire quando sul mercato compaiono i giapponesi, i coreani ed altri. Questo è un argomento che dovrebbe farci capire più in profondità quali sono state le modalità, fra l'altro, dello sviluppo della nostra presenza in quel paese. Credo, fra l'altro, che la crisi dell'industria pubblica italiana abbia avuto un peso non secondario nell'affievolimento della nostra presenza in India. Piero Fassino ha citato il caso della Fiat
Matteo Paladino ha parlato di viaggio. Con loro licenza vorrei prendere questo esempio perché sono due esempi che possono aiutare a capire meglio come ci si possa muovere in quel paese e sfruttare la situazione. Qualsiasi indiano che abbia più di 50 anni parla con le che abbia avuto un'automobile, parla con le lacrime agli occhi della sua Fiat 1100 che considera la migliore macchina che abbia mai avuto nella sua vita. La Fiat, a partire dagli anni 90, è andata via via sparendo dal mercato indiano ed è ridotta adesso a una situazione di sostanziale marginalità. Forse qualche errore nella scelta di partner, forse il fatto di essersi trovata a confronto con un'industria diversa quando questa cresceva, fatto sta che una posizione sostanzialmente monopolistica di questa industria negli anni 60-70 si è trasformata per una serie di disattenzioni e forse anche di insufficiente comprensione di qual è la dimensione di quel mercato, ha portato a un ridimensionamento molto serio. Il caso di Piaggio invece è un caso molto interessante secondo me. Matteo Colanino ne ha parlato molto in dettaglio, ha citato come questa industria si è ormai proiettata un ruolo internazionale sempre più forte in Asia, ma non solo. Io volevo parlare della dimensione indiana. Cioè, Piaggio con la Vespa domina la motorizzazione a due ruote in India per molti anni. Poi una serie di errori, sulle quali adesso è inutile soffermarsi, fanno sì che questa presenza cessi in maniera abbastanza brutale, complicata. Piaggio lascia il mercato indiano e lo lascia per moltissimo tempo. Ne rientra all'inizio del nuovo millennio e ne rientra come? Sostanzialmente producendo le stesse cose che produceva 40 anni prima, con una tecnologia però diversa e moderna, diventando rapidamente market leader nel settore nel paese e poi dopo crescendo anche a fondo. Perché questo? Perché in realtà quell'impresa torna sul mercato indiano, ne affronta le difficoltà e le supera le cose, proprio con il vantaggio in termini di innovazione, dimostrando che quindi è possibile in realtà entrare in un mercato al quale si è usciti con difficoltà e diventare dominanti in quel mercato sfruttando il vantaggio competitivo che dà il fatto di avere una migliore capacità di innovazione, che è quello fra l'altro che la nostra presenza in India dovrebbe, su cui la nostra presenza in India dovrebbe contare molto di più, perché questo è un punto di forza della nostra presenza sulla quale troppo poco abbiamo insistito. Forse la Fiat con l'innovazione ha contato troppo poco e questa è stata una delle ragioni di un declino che ha portato a una via completamente diversa. Detto questo, molte cose sono state dette. Giovanni Andornino ha auspicato uno sviluppo della collaborazione accademica tra i due tempi, come base importante di uno sviluppo di conoscenze e di rapporto. Ha perfettamente ragione, facciamo molto poco. In Italia c'è una tradizione consolidata di indologia classica, da Fuschia a Venezia, qualcosa a Napoli, ma c'è un oiato totale fra questa dimensione di conoscenza dell'India e la conoscenza e lo studio dell'India contemporanea. Beh, credo che dal punto di vista della nostra associazione questo è uno dei punti sui quali, uno dei settori sui quali noi vorremmo puntare di più. Siamo assolutamente non solo recettori, ma anche pronti a avviare insieme qualsiasi forma di collaborazione più strutturata si voglia avere, perché questo è fondamentale. Se noi non riusciamo a creare una coinè contemporanea che permetta di capire meglio la realtà di questo paese, non supereremo le difficoltà di essere ospiti di cui stavamo parlando prima. Quindi credo che questo è un punto assolutamente centrale nello sviluppo delle nostre relazioni, sul quale però devo dire per il momento ci troviamo in difficoltà, anche perché, come il professor Andornino diceva, nella comunità accademica italiana chi sappia si occupi di India sono abbastanza poche persone. Allora, è anche vero che questo forse è figlio in un certo modo di una certa settorialità del nostro sguardo verso il mondo, cioè la nostra politica verso l'Asia è stata una politica settoriale fatta spot. Una volta ogni tanto abbiamo scoperto l'Indonesia, poi l'abbiamo dimenticata, abbiamo scoperto la Thailandia, poi l'abbiamo dimenticata. A un certo punto abbiamo scoperto la Cina e l'Asia è diventata la Cina. Poi forse qualcuno, pigliando l'aereo, andando verso quella parte del mondo, si sarà chiesto, sorvolando questi lunghi territori, che cosa mai ci fosse là sotto.
e ha cominciato a chiedersi se forse anche quello che c'era là sotto, cioè l'India, non valesse la pena di essere esplorato. Massero ha chiesto in maniera tutto sommato ancora episodica, quel lavoro che noi dobbiamo fare per dare una struttura molto diversa alla nostra presenza, e le possibilità sono moltissime. Ne avete parlato tutti, Matteo Colaninno ha parlato di un settore fondamentale che è quello delle infrastrutture. In realtà, quando noi pensiamo alla crescita ulteriore dell'India, del mercato indiano, dobbiamo pensare soprattutto al suo adattamento infrastrutturale. Questo è un paese che ha una rete di comunicazione ferroviaria, stradale, assolutamente carente, aerea, insufficiente, e quello è uno dei nodi scorsoi della crescita del paese. Quella burocrazia ha certamente contribuito, ma il dato di fondo è un dato strutturale sul quale i governi recenti e il governo attuale stanno insistendo in modo particolare, nel quale noi abbiamo delle esperienze, delle expertise specifiche sul quale credo dovremmo poter puntare con maggiore decisione di quanto non sia avvenuto. Se farlo come paese, farlo facendo un perno sulle nostre capacità, farlo avendo riferimento al nostro ruolo e ponendoci anche come parte costitutiva di un'entità diversa che è l'Unione Europea, rispetto alla quale che può permetterci di avere delle spalle un minimo più larghe, diciamo, rispetto a questo paese. Tenendo presente però una cosa, a tutt'oggi l'Unione Europea per l'India è un animale singolare. Se posso usare un'espressione più banale, gli indiani si chiedono, oramai con la Brexit il problema è risolto, ma si chiedevano fino a poco tempo fa come fosse possibile che un paese come la Gran Bretagna, dal quale dipendeva molto della loro dimensione identitaria, potesse volontariamente accettare di rinunciare a parte della propria sovranità in nome di un obiettivo terzo, misterioso, che in qualche modo sfuggiva alla loro percezione. Cioè per l'India, la cui dimensione identitaria, come avete sottolineato, è molto forte e talvolta tale da portare anche a delle derive in termini di scelte politiche pericolose, non aveva capacità di far fronte, di confrontarsi con una realtà come quella europea. Tant'è vero che fino a non molto tempo fa, ora la cosa è cambiata, il Ministero degli Esteri indiano era l'unico a non avere una direzione che si occupasse di Unione Europea. Nel Ministero degli Esteri indiano c'erano ancora due strutture, una per l'Europa occidentale e l'altra per l'Europa orientale. L'Unione Europea è entrata nel radar dell'India. Non è però, credo, ancora in posizione tale da poterci consentire di orientare le nostre scelte politiche, quindi parlando di India, noi come Italia dobbiamo soprattutto muoverci a livello nazionale, tenendo presente il raccordo, ma questa è la dimensione alla quale noi ci possiamo, muovere. Sempre Giovanni Andornino ne ha parlato Emma Marcegaglia anche, ha parlato di Cina, che è il tema sul quale si concentra l'attenzione di molti adesso, Cina e India. Ma la Cina è, come dire, al tempo stesso lo spettro e l'ambizione dell'India, lo spettro di un avversario con il quale bisognerà prima o poi fare i conti e l'ambizione di qualcuno che si vorrebbe emulare e non si riesce a fare completamente. Quindi è un rapporto difficile, un rapporto che prima o poi dovrà trovare una sua posizione. È un rapporto che non ha impedito ai due paesi di avere una crescita vertiginosa dei loro rapporti commerciali e che al tempo stesso non ha risolto la dimensione politica dei loro rapporti. Io mi permetterei però di dire che quando si guarda al rapporto tra i due paesi, adesso c'è stata molta attenzione sugli ultimi incidenti avvenuti su una frontiera, che frontiera non è fra l'altro, perché è soltanto una linea di demarcazione non ufficiale, e se uno li guarda con un minimo di attenzione, più che occasione per un conflitto armato, sono strumenti per esercitare pressione nell'uno o nell'altro senso. La Cina soprattutto utilizza per marcare un punto di influenza quando sente di dover segnare un punto nei confronti di loro. Quindi io non credo che avremo nei prossimi anni, anche nel futuro prevedibile, una escalation del conflitto fra la Cina e l'India. Credo peraltro che prima o poi questi due giganti dell'equazione geopolitica in Asia dovranno capire qual è la loro linea di confine reale, dove si situano le aree di influenza reciproca. Questo dovranno farlo
è possibile certo che questo avvenga attraverso uno scontro più duro, io credo che questo però potrà avere una soluzione politicamente più definita, dipende da molte cose, dipende da quanto si affievolirà la presidenza americana proprio in quella parte del mondo, dipende da quanto si creeranno degli assi di equilibrio alternativi nel sud-est asiatico e nell'asse nuovo che si sta delineando, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, che è un nuovo elemento importante tra l'altro dell'equazione geopolitica. Quindi la stabilità politica dell'India secondo me non sarà ostacolata in maniera decisiva dal rapporto con la Cina, ma certamente la concorrenza, che sarà conflitto, ma conflitto non armato, dovrà continuare a lungo, fino a quando forse l'India non si convincerà di essere anch'essa una potenza non solo grande ma anche responsabile, perché l'India è un paese antico ma una nazione molto giovane, la dimensione identitaria che era stata indicata prima porta, vuol dire, a delle derive a volte nelle scelte politiche che non sono molto costruite. Beniamino Quintieri ha parlato della dimensione economica del paese. Io credo che guardando alle opportunità che sono molto, molto considerevoli, come avete detto tutti, voi più di me lo sapete, più ne avete detto, bisogna tenere conto del fatto che ci troviamo comunque davanti a un paese che ha una struttura a macchia di leopardo, perché ci sono i 500 milioni di contadini che sono al di sotto della soglia assoluta di povertà, e c'è quel 10% e quell'1% che vive in maniera diversa. Però le statistiche indiane sono delle statistiche che vanno valutate con attenzione, prese con un grano di sale, perché la definizione di classe media in India, che è applicata da molti degli indicatori statistici, è una definizione diversa dalla nostra, perché identifica un nucleo familiare che abbia una casa di proprietà, possiede una motocicletta e possa fare le vacanze, quello diciamo è l'equivalente grosso modo di una di piccola borghesia italiana. Però è una classe, è una parte del paese che è già un paese consumatore, per quel 10% con i 12.000 dollari di reddito pro capite, la cui capacità di utilizzazione in India è molto più forte di quanto non sia da noi, rappresenta già una massa importante dal punto di vista della possibilità di assorbimento del mercato. Diciamo che se vogliamo fare un ragionamento a spanne, ci sono in India oggi come oggi tra 200 e 250 milioni di consumatori, intendendo per consumatori persone in grado di servirsi, diciamo, merci e servizi prodotti dai paesi industriali. 200-250 milioni di persone sono un po' come il mercato dell'intera Unione Europea. Quindi già questo, pur tenendo conto di tutte le grosse disparità che ci sono, costituisce un'opportunità estremamente significativa per il nostro. Dove muoversi? L'avete indicato. L'agroalimentare è un altro settore in cui si è fatto molto poco in India fino adesso, che è anche ostacolato da una situazione interna amministrativa molto difficile, di nodi burocratici, una struttura della proprietà contadina estremamente frammentata, in cui le forme consultive vanno avanti fino a un certo punto, ma è certamente uno dei settori, non solo come diceva Piero Fastina, uno dei più grossi produttori al mondo, ma anche perché ha delle qualità specifiche di produzione di grandissima rilevanza. Una cosa spesso ignorata, per esempio, è che in India c'è un surplus di produzione di grano duro, quello che noi usiamo per la pasta alimentare, rispetto al quale, per esempio, noi abbiamo un interesse ben definito a sviluppare rapporti con la mente. Il farmaceutico indiano è un settore che è molto cresciuto. Lì il tema interessante è quello dell'investimento nei due sensi, tra l'altro. Cosa sta sviluppando anche in altro senso. Le infrastrutture, l'ho detto prima, sono un settore nel quale dovremo concentrare la nostra attenzione e riprendere anche una maggiore capacità di presenza in quelli che sono stati i settori tradizionali della nostra presenza, meccanica, siderurgia, automotive, tenendo presente che oggi però la nostra capacità di contribuire passa attraverso l'innovazione e la capacità di introdurre elementi economici e capacità produttive diverse, dentro la transizione energetica, per esempio, un settore nel quale noi siamo in linea e siamo fra i principali innovatori, rispetto ai quali il governo indiano ha stabilito una priorità assoluta. Quindi questo è anche un settore nel quale noi dovremmo puntare molto, 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 molto di più. In conclusione di queste note, che sono delle note molto parziali, evidentemente, quale messaggio noi dovremmo trarre dall'attuale situazione di questo paese?
è un paese, come ripeto, rispetto al quale noi siamo in ritardo nel concentrare l'attenzione, ma non lo siamo dal punto di vista delle opportunità che si presentano e delle capacità di integrazione produttiva che esistono. Le success stories che abbiamo, che sono tante, non soltanto Piaggio, ma su molte altre industrie italiane hanno trovato in India la possibilità non solo di operare con successo, ma anche di espandersi e di dimostrare capacità ed eccellenza. Dobbiamo farlo in maniera più strutturata e soprattutto imparare, come diceva Piero Rossino, a superare la nostra carenza, cioè imparare a fare sistema. Il mercato indiano è un mercato che richiede palle larghe e capacità di organizzazione, cosa che se sei una grande impresa è possibile, se sei più piccola è molto più complicato. Ma senza questo è molto difficile poter operare. Noi abbiamo una tradizione, fra l'altro, anche consolidata. Abbiamo anche, molti anni fa, cercato di riprodurre in India il modello dei distretti industriali per cercare di creare proprio un riferimento alle due realtà. È un modello che non è andato molto lontano non dall'altra parte, ma è anche un'indicazione di quello che si può fare. Quindi, come dire, attenzione particolare ai settori di punta nei quali noi possiamo dare un contributo significativo. Tenere presente che è un mercato, come diceva Beniamino Quintieri, con degli squilibri molto forti, ma con una base, fra l'altro, di consumatori che comunque è paragonabile a quella dell'Unione Europea nel suo complesso, quindi già di per sé significativo. E poi attenzione ai settori nei quali noi stiamo puntando, che sono appunto infrastrutture, transizione energetica, automotive, agroalimentare, probabilmente anche farmaceutica. Grazie. Grazie. Grazie mille a tutti, direi che concludiamo questo primo incontro, frutto appunto di questa collaborazione. Ci diamo appuntamento dopo la pausa estiva con appunto nuovi appuntamenti, nuove occasioni di approfondimento. L'idea è di dare una certa regolarità a una serie di incontri, di approfondimenti su alcune aree, alcuni temi dei rapporti tra Italia e India e l'India all'interno della sua area. Grazie davvero a chi ha partecipato e ai nostri relatori. Buona serata. Grazie, arrivederci.